a Cortona con un ruolo da protagonista. La celebrazione della Repubblica deve dunque essere quotidiana nell'azione che le istituzioni sono chiamate a svolgere con orgoglio e senso di responsabilità a tutela di tutti i consociati. Prima di concludere, voglio dunque ringraziare tutti coloro che con la propria azione quotidiana hanno concorso e continuano a concorrere alla realizzazione delle condizioni per la tutela della collettività. Costituiscono il presupposto per il pieno svolgimento della vita sociale. Il spirito di abnegazione e sacrificio garantiscono assistenza, cure e conforto ai meno fortunati. A tutte le lavoratrici e lavoratori pubblici e privati, che con propria fatica e i propri successi contribuiscono quotidianamente a costruire la ricchezza morale, etica ed economica dell'intero paese. A tutti voi, quotidianamente impegnate al fianco del prossimo, è rivolto il grato e orgoglioso pensiero dell'intera comunità per quanto scegliete di donare al bene comune. Viva l'Italia, viva la Repubblica! Cittadini francesi e brianzoli. Era il 2 giugno del 1946 quando l'Italia, appena uscita dalla tremenda Seconda Guerra Mondiale, iniziava a scrivere una nuova pagina della sua storia. Oggi, 75 anni dopo questa data simbolica, stiamo uscendo da un anno e mezzo terribile. 16 mesi in cui abbiamo perso entusiasmo, energia, affetti, ma non la speranza di poter ripartire e di tornare a vivere dopo una tragedia che ha segnato tutto il popolo italiano. Come in quel lontano ma attualissimo 1946, anche oggi la forza d'animo degli italiani ha preso il sopravvento, lottando strenuamente per poter rivedere una luce sempre più accesa in fondo al tunnel. La giornata di oggi, dedicata a festeggiare la Repubblica Italiana, assume diversi significati tutti importanti. Il ricordo del grande sacrificio dei nostri padri e dei nostri nonni, che ci hanno permesso di vivere in un paese libero. L'apertura al diritto di voto per le donne. La creazione di una democrazia, con la D maiuscola. L'azione e rispetto per la Repubblica nata in quel giorno dopo il referendum, la speranza di tutti noi e che anche oggi si viva una ricostruzione economica e sociale del nostro amato paese. Da chi ha combattuto in questi momenti per la nascita della Repubblica e per riportare la democrazia in questo paese, è quanto mai importante apprendere da loro la capacità di guardare al futuro con lungimiranza, speranza e amore per l'Italia. Ricostruire non è un'opera facile, richiede tempo, sacrificio, pazienza. Questa difficile fase storica mette tutti alla prova per dimostrare la nostra capacità di affrontare le avversità e gestire al meglio i cambiamenti. I cambiamenti sono difficili da accettare, ma spesso portano occasioni da non disperdere e da cui trarre insegnamento per consegnare alle future generazioni un paese migliore sul piano economico e sociale. Il mio augurio è che questa celebrazione sia un'opportunità per condividere tutti quei valori che sono e saranno sempre l'anima della nostra comunità. Viva la Repubblica, viva l'Italia, viva la Lombardia e viva Monte Adriano. Eccellenza, prefetto Patrizio Parmisani, sindaco Dario Allevi, tutte le autorità presenti e a voi cittadini, che è finalmente bello vedere in un'occasione del genere, dopo tanto tempo ci mancavate, veramente. Essere soli a celebrare eventi importanti della nostra Repubblica non è bello. Credo che nessuno abbia invidiato il nostro ruolo di sindaco o di amministratore in questo periodo. Io ho avuto il piacere di incontrare per festeggiare il 2 giugno, purtroppo ancora virtualmente, una classe di un liceo della nostra bellissima Brianza, che mi ha intervistato ed è stato un bel momento di confronto con i più giovani, quelli, permettetemelo, più colpiti da questa pandemia. Questi ragazzi mi hanno fatto davvero un regalo, chiedendomi come ci si approccia alla politica. E allora mi sono rivisto a 18 anni e ho risentito quell'energia, quella voglia di impegnarmi, di fare qualcosa di concreto per il mio paese. Ecco, la politica nasce da una passione forte, dalla voglia di mettersi in gioco, di prendere una posizione, di fare il possibile per vedere un progetto prendere piano piano forma. La politica è un percorso personale di crescita,
che portandoci al confronto con noi stessi ci porta a capire chi siamo e in che modo vogliamo vivere. E allora è ancora la storia che ci indica la via maestra. Il voto del 2 giugno 1946 fu lo spartiacque tra un prima e un dopo. Oggi nel 2021 abbiamo bisogno anche noi di trovare il nostro spartiacque tra un prima e un dopo pandemia. E forse ancora una volta possiamo ritrovare in un documento quelle linee guida per immaginare un'Italia nuova che riparte. La strada è lunga e in salita e i problemi da affrontare sono tanti, ma sull'esempio di chi ci ha preceduto abbiamo la responsabilità di far fare un altro passo in avanti al nostro territorio e all'intero paese. Questo è il messaggio che vorrei consegnare per onorare al meglio il 2 giugno. Ritrovare la passione e la voglia di essere protagonista di un cambiamento di cui più che mai si sente il bisogno. Buon 2 giugno a tutti, viva l'Italia, viva la Repubblica. Bisogna di non sentirci soli in questo slancio collettivo verso la ripartenza, fatto di entusiasmo certo, ma anche di fatica e di preoccupazione. È questo il senso profondo di una comunità forte e coesa. Io Monza la vedo così e lavoro ogni giorno insieme alle altre istituzioni per costruire reti, promuovere relazioni e connessioni efficaci in grado di non lasciare indietro nessuno e dare fiducia a chi ce la sta mettendo tutta per rimettere in moto la città. E ancora, in tema di coesione sociale, Presidente della Repubblica, lo abbiamo sentito pochi minuti fa, Sergio Mattarella ha voluto rivolgere un ringraziamento sentito per quel contributo che ogni singolo cittadino e ogni istituzione ha dato per superare i momenti più duri della pandemia, svolgendo un ruolo da traino e da stimolo per la propria comunità. Il mio pensiero oggi anche alle forze dell'ordine, alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno lavorano per garantire a tutti noi il diritto alla sicurezza. Anche durante questo anno e mezzo di pandemia hanno lavorato incessantemente per tutti noi e per i nostri cari. E ringrazio infine il contingente di medici militari inviati all'ospedale San Gerardo nel mese di novembre a supporto del personale sanitario impegnato nei soccorsi. E ringrazio anche i militari dell'operazione Strade Sicure che stanno proseguendo la propria missione a Monza. La loro presenza è diventata ormai un importante punto di riferimento per tutti noi. Tutti voi, tutte queste persone, rappresentano un esempio di coraggio, di impegno, di onestà, di senso del dovere, di amore per la patria e fedeltà alle istituzioni che dobbiamo fare nostro. Viva la Repubblica, viva Monza, viva l'Italia.